Sani 1802, questo qui è il significatore di punta, media 60 metri fino a 80 metri quadri. Lo vediamo dall'interno prima di accenderlo. Grossa ventola, raggi UV per abbattere i germi gram positivi e gram negativi, ionizzatore, per riportare la quantità di particelle di ossigeno più simili a quelle della montagna. Abbiamo il filtro a carboni attivi. Quindi questo è un filtro, lo posizioniamo. Questi filtri vanno lavati periodicamente e sostituiti periodicamente. Abbiamo il filtro EPA, quello che c'è anche nelle auto di lusso, ha quattro strati, questo ha sette livelli di sanificazione. Abbiamo la copertura che va inserita così. Poi il coperchio con il suo tamper, quindi ha l'attivazione protetta da un magnete. Infatti ora l'ha già sentito. Ai lati abbiamo l'umidificatore, che è questo, quindi una sacca di acqua, una tanichetta per umidificare, e il sensore automatico di PM 2,5 o polveri sottili. Questo checca l'ambiente di continuo e vi fa vedere la sanità della vostra aria nella stanza con il colore variabile del frontale superiore. Quindi ha due tonalità di blu, poi va giallo, arancione e rosso. Color rosso vuol dire che l'aria non si, è abbastanza irrespirabile e poi degrada. Questo è l'analizzatore. Continuamente analizza l'aria, quindi da 20 va su fino a 50 automaticamente. Quindi abbiamo i tasti di accensione, abbiamo il timer automatico per cui entra in funzione il sensore, e quindi automaticamente lui analizza in continuazione l'aria della stanza. Funzione sleep, per cui premendolo, attivandola, diciamo, lui si silenzia, però continua a lavorare. Questo è l'attivatore dei raggi UV, come abbiamo visto prima, per abbattere i gram positivi e gram negativi, gli altri filtri abbattono muffe e funghi. E poi c'è anione, questo genera degli ioni negativi, per cui è quello che riporta le particelle di ossigeno più vicine all'aria di collina, più che a quelle della valle. Blocco per bambini vuol dire che premendolo, attivandolo, i bambini non possono attivare nessuna delle funzioni. Questa qui è la velocità della ventola. Quindi questo a quattro velocità, noi aumentiamo, aumentiamo fino ad andare a 4. È abbastanza silenzioso, ha meno di 60 dB di rumore, quindi è buono. Il telecomando, accendere, spegnere, modalità 4 ventole, quindi sleep, UV, questo qui è il blocco per i bimbi e altre funzioni che sono spiegate comodamente. Questo qua è in dotazione. Ora proviamo a intossicare l'aria con un prodotto che dovrebbe sanificare l'aria, perché questo è un disinfettante. Guardate quello che succede. Noi lo spruzziamo così affinché, guardate, ha già cambiato, ha già rilevato la tossicità dell'aria attraverso il sensore, lo possiamo chiudere e inizia automaticamente a ripulirla. Fra un minuto o due questo diventa arancione. Poi diventerà azzurro e di nuovo blu e l'aria sarà pulita. Una cosa estremamente interessante, fantastica questo perché oltre che depurare, sanifica l'aria. Potete lasciarlo acceso quanto tempo volete. L'umidificatore può essere anche escluso se non necessita. Questo è il modello di punta. Vedete? Ha già cambiato colore. Sta gradualmente ritornando man mano che pulisce l'aria. Ora possiamo anche aumentare la ventola, così lui fa prima. E fra un paio di minuti si vedrà che diventa blu. Quindi riporta l'aria alle condizioni di respirabilità. 55 particelle, analizzatore, parte da 24, poi torna su. Adesso è tornato rosso perché nel muoversi abbiamo tornato a emettere particelle tossiche dentro. Questo analizza, 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 tra un po' torna arancione, poi nelle due gradazioni di azzurro. Sani 1802 si chiama questo.